Nome scientifico: Pelomedusa subrufa. Caratteristiche morfologiche: questa specie presenta carapace di colore variabile dal marrone al verde oliva e il piastrone varia dal giallo al crema e marrone. La testa e gli arti hanno una colorazione grigia o verde oliva sul dorso e bianco-giallastra sul ventre. Il collo è piuttosto lungo e viene ritratto lateralmente. Le tre sottospecie sono distinguibili dalla diversa disposizione degli scuti pettorali sul piastrone. Il dimorfismo sessuale è molto evidente. I maschi raggiungono la lunghezza di 30 cm. Le femmine arrivano massimo a 25 cm. Inoltre, la coda del maschio è più lunga e robusta. Comportamento e alimentazione: è una specie onnivora e si nutre di una grande varietà di cibo, tra cui insetti, piccoli pesci, anfibi, molluschi, crostacei e materiale vegetale. È una predatrice opportunista che caccia sia in acqua che sulla terraferma, utilizzando il suo olfatto e la sua vista per individuare le prede. Riproduzione: le femmine depongono dalle 10 alle 40 uova in buche scavate nel terreno, solitamente vicino all'acqua. Dopo la deposizione, le uova vengono lasciate a maturare da sole e le giovani tartarughe emergono dopo un periodo di incubazione di circa 60-90 giorni. Distribuzione e habitat: è una specie che si trova in Africa, Madagascar e Yemen. Abita fiumi, laghi, stagni e paludi con fondali fangosi o sabbiosi e con una buona copertura vegetale. Tuttavia, sono in grado di vivere anche in habitat terrestri circostanti, dove si spostano per cercare cibo o per deporre le uova. Spesso in corsi d'acqua temporanei, questa tartaruga trascorre la stagione secca infossata nel fango. Alla prossima con un altro identikit in un clic.